Ministro Giorgetti, la campagna elettorale è entrata nel vivo, ma l'attualità ci pone dinanzi a tanti eventi, come la morte della regina Elisabetta. Come è vissuto nel governo? Beh, comunque è un fatto, un pezzo di storia che se ne va, un pezzo di storia mondiale, l'ultima testimone di tanti episodi, personaggi e vicende, quindi chiaramente paghiamo tutti un po' un tributo, anche se non siamo inglesi, insomma, alla sua figura. Ci saranno ovviamente giorni in cui l'attenzione adesso dovrà essere dedicata in particolare anche alla politica estera, però prima di tutto. Beh, la politica estera è, ahimè, nelle nostre case dallo scoppio del conflitto ucraino, con le conseguenze sulle bollette, sull'energia, per le famiglie e per le imprese, è entrata direttamente nella vita di tutti noi, quindi di fatto le vicende internazionali sono diventate vicende politiche nazionali. Quanto è complesso governare il MISE in un contesto simile, soprattutto dinanzi ad un autunno che si prevede molto delicato per il comparto industriale e manifatturiero? Estremamente complesso, perché i grandi progetti di sviluppo che il MISE ha messo in atto, anzi anche grazie al PNRR, che riguardano anche realtà importanti appunto del Molise, sono messi anche in qualche modo a rischio, perché questo incremento dei prezzi dell'energia di 3, 4, 5 volte rispetto all'anno scorso rendono in alcuni casi non più economicamente conveniente l'attività di tante realtà aziendali, di tante piccole e medie imprese. Quindi è dovere del governo, anche in questa fase, diciamo, di transizione verso le nuove elezioni, fare in modo di intervenire in modo maggiore possibile per abbassare queste tariffe. Si parla tantissimo di agenda Draghi, di metodo Draghi, come ha corretto lo stesso Premier. Lei, che era all'interno, possiamo dire, della cabina di regia economica di questa agenda, di che cosa stiamo parlando in effetti? Stiamo parlando di uno stile di governo più che di un programma, di uno stile di governo che però è molto legato alla figura di Mario Draghi, al suo livello di standing e reputazione internazionale, per cui per l'Italia diventavano anche più semplici determinate partite e negoziazioni a livello europeo e internazionale. Naturalmente adesso però la parola passa al popolo, l'importante è ovviamente che ci sia una maggioranza forte, coesa, un governo forte che possa giocare appunto anche a livello europeo delle partite nell'interesse nazionale, partendo appunto proprio dal prezzo dell'energia, che proprio a livello europeo deve essere assolutamente ridimensionato, cambiando le regole attuali. Percorrendo l'Italia in lungo e in largo, qual è la sensazione che avete? La sensazione è che la gente evidentemente è intimorita, smarrita, in qualche caso, diciamo così, anche legittimamente ha un timore per per l'equilibrio economico del proprio bilancio familiare, proprio in ragione dei costi e dell'inflazione. Compito della politica, e naturalmente noi come Lega abbiamo questo tipo di ambizione, e delle risposte, sicurezza, ecco, soprattutto sicurezza alle famiglie e anche una prospettiva per il sistema economico, per le imprese, perché il sistema delle imprese ha delle difficoltà oggi che sono veramente emergenziali, quindi dobbiamo in qualche modo tamponare quella che è una vera e propria emorragia, e soprattutto dobbiamo creare un ambiente sicuro e certo per continuare a crederci, per fare in modo che le imprese continuino a crederci, a investire e creare posti di lavoro per i giovani. Non a caso uno degli appuntamenti in agenda a Termoli è quello dell'incontro con gli imprenditori nell'ambito del consorzio industriale, il messaggio che lancerà alla classe produttiva locale. Ma innanzitutto prendere atto che qui a Termoli in particolare c'è una realtà veramente forte sotto il profilo del tessuto industriale. Cioè, è chiaro che Stellantis, la Gigafactory che proprio il MISE, proprio sottoscritto in qualche modo, ha voluto e ha portato avanti qui, rappresenta un unicum, perché l'unica realtà in tutta Italia dell'automotive del futuro è stato deciso di farla qui proprio a Termoli. Ma ci sono tante eccellenze di diverso tipo anche nella chimica, nella farmaceutica. Cioè, io penso che questo sia un territorio davvero con delle eccellenze che possono agganciare quelli che sono i nuovi sentieri dello sviluppo, su cui noi come Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo investito anche proprio le risorse del PNR. Quindi il messaggio è un messaggio di continuare a crederci anche nelle attuali difficoltà, con grande fiducia nel futuro. Chiudiamo questa intervista ringraziandola, proprio centrando l'obiettivo sull'automotive, viste le istanze che dalle parti sociali sono intervenute nelle ultime settimane per la crisi dell'intero comparto.
La crisi dell'automotive innanzitutto dipende dalle scelte assunte a livello europeo rispetto all'uscita dal motore endotermico, alle nuove avventure delle auto elettriche o comunque di tutto quello che significa il Green Deal e le trasformazioni di natura energetica ambientale. Naturalmente quello che noi abbiamo chiesto a Stellantis come primo operatore italiano, o meglio di compartecipazione italiana, e di continuare a credere nell'Italia, continuare a credere nelle professionalità, nelle capacità anche specialistiche della manodopera italiana e continuare a investire qui. Nel caso di Termoli questo è stato confermato perché proprio Termoli hanno deciso Stellantis, con il contributo determinante anche finanziario da parte dello Stato e del Mise, di continuare a crederci. Io dico sempre che probabilmente l'operaio italiano è il più bravo del mondo, forse il meno pagato rispetto alla sua produttività, però la realtà è che tutti quanti considerano l'Italia un luogo dove appunto le maestranze e la manodopera dà un contributo decisivo al successo aziendale. E quindi questo è lo spirito con cui dobbiamo guardare anche le realtà e al futuro dell'automotive, che sappiamo essere complesso. Grazie. Prego.